come dire, se andate, non so, anche sulla Senna, no? Dai Bookings, tutti questi negozietti pure di souvenir, è frequentissimo trovare vassoi, portaceneri, oggetti vari che riprendono queste vecchie pubblicità, diciamo così, di stampo un po' coloniale, no? Che in genere appunto poi erano per vendere prodotti cosiddetti esotici, quindi cioccolato, caffè, rum, e li trovate, sono in vendita insomma anche oggi, nonostante, per dire, per molte di queste pubblicità che poi sono state poi delle lotte insomma feroci con gruppi appunto di ex colonizzati che hanno fatto più di tutto affinché queste immagini, i marchi ritirassero poi queste immagini dal mercato. Ciò nonostante, anche nei casi in cui i marchi hanno ritirato, quindi hanno cambiato insomma le immagini che propongono per pubblicizzare il prodotto, è rimasto tutto un mercato legato ai souvenir che invece continua ad operarli. E poi sempre collegandomi appunto a quello che diceva Gaia, appunto rispetto insomma all'acquirente, anche lì che per esempio capiamo perché invece rispetto a certe categorie merceologiche, cioè la figura del nero o della nera o comunque del non bianco, della non bianca, fino a pochissimo tempo fa non esisteva. Pensiamo per esempio all'abbigliamento, cioè non aveva nessuna utilità, no? Per il marchio che doveva vendere il prodotto. Questo comincia poi ad esserci quando negli anni 70, quando anche poi tra gli ex colonizzati si cominciano a creare, diciamo, una fascia di possibili acquirenti. Oppure leggevo, per esempio, negli Stati Uniti, da quando hanno eletto Obama e quindi finalmente c'è una First Lady, capito, nera, finalmente Black is Beautiful, e quindi c'è stato, come dire, un incremento dell'uso appunto di modelle africane, americane, per pubblicizzare prodotti di altissimo livello. Sì, in Italia le pubblicità che coinvolgono corpi neri, soprattutto maschili, a che cosa sono riferite normalmente? Dagli anni 80 in poi. Immaginate un corpo nero che pubblicizza tanto. Quindi forza, sì. È un bellissimo saggio di Paul Gilroy su questo, diciamo demolitore, e contro Spike Lee e compagnia, dove Black is beautiful nel senso sì, no, Black is marketable. Dove comunque venivano attraverso la pubblicità riproposti gli stessi stereotipi per cui lì è uguale se non c'è bello ma con molta forza fisica o molto blocco, diceva, quello era. Per cui la Puma, che fu la prima a utilizzare i corpi neri, poi la Adidas e via dicendo, che negli Stati Uniti avevano ovviamente un diretto target commerciale, in Italia arrivavano perché? Perché finalmente passavano le parti dell'NBA, perché arrivavano i primi giocatori neri in altri settori sportivi e quindi era immediatamente collegato alla maschio forte, prestante, Puma, va bene, era positivo. E proprio ricollegandoci su questa cosa che ha appena detto Gaia, vi mostro il secondo spot, pure in questo caso sono due, e sono appunto due episodi dello stesso spot, ed è presente lo spot della coloreria italiana, che è questo marchio di cioè, prodotti per tingere vestiti in casa, insomma in lavatrice. E il primo, vediamo un pochino se riesco a scusate, mi è proprio un vuoto, non mi ricordo più, come sono abbastanza recenti. Voi dite, potete prendere un appunto. Sono due, ok, ecco qua. Allora, ho il primo è del 2006. Il primo è del 2006, poi l'anno dopo, 2 anni dopo,
L'anno, nel 2007, Coloreria Italiana fa un nuovo spot, con un, anche qui c'è un cambiamento significativo. Quindi vediamo prima il primo e poi vediamo il secondo. Cosa devo fare? Andiamo, facciamo così. Ok. Scusate, ho sbagliato. Mi sono un po' imbranata. Sì. Mi sembra.
o anche sulle rivie, oppure anche sulle rivie, non pensiamo solo magari sì, sì, diciamo, sì. C'è uno starto secondo certo. Voi? Immagino ad esempio la figura del macio italiano di Dolce & Gabbana, cioè un maschio da paura rispetto appunto a un maschio che cioè un mingherlino comunque Ah, per me c'è più l'idea della virilità nel maschio nero, cioè non so, c'è questa cosa che il maschio italiano è bello, però appunto più la Dolce & Gabbana è più femminilizzato rispetto a l'idea che si propone in qualche modo il macio nero che piove direttamente dentro quel selvaggio, un po' come la donna bianca e la donna nera, cioè c'è più le cartoline della donna nera, c'è anche il contesto più no, coloniale, la donna nera è selvaggia. Ma quello che rimane è il modo sicuramente di ammiccare anche, no? Lui comunque che ammicca con quella donna, lei che ovviamente ci dovrebbe stare, no? Al suo ammiccamento, questa è una cosa che rimane anche oggi in fondo, no? Anche spesso nelle relazioni, c'è cioè anche per strada in fondo, è la stessa cosa, cioè il modo di guardare alle donne spesso per oggi è questo. È quello. Il fatto anche, cioè secondo me era interessante proprio quello che diceva lei, forse qua viene più mostrata il fatto che l'uomo bianco viene mostrato come una cosa noiosa, cioè nel senso lui una cosa già vista, lui si presenta in mutande, insomma facendo quello lo splendido, perché evidentemente appunto c'era una relazione fra loro due, per cui non è che dovesse troppo insomma, girarci intorno alla cosa. Però lei ha insomma non ne può più, cioè è più, mi sembra che più che non essere, cioè non solo lui non è attraente, che okay, è proprio diventato noioso, è già visto, è la solita storia, e lei vuole cambiare, vuole una cosa esotica alla fine, e c'è molto orientalismo, cioè come approccio insomma dietro, e però poi alla fine appunto è sempre la stessa cosa, perché ti sta facendo la lavatrice lei, sì. E volevo dire anche un'altra cosa che non ricordo più, ma anche ma però se cioè in realtà con quello che ha detto Gelle, cioè non so se lei, cioè sì, lei sicuramente vuole cambiare, però cioè, non è voluta come cosa, cioè in certo senso è come se si ammette sì che lei comunque ha un rapporto diciamo quotidiano, magari noioso con, nella coppia, però cioè nel senso ma non è. Questa cosa della coppia non è che sia tanto scontata, scontata, scusate, però cioè, per me non è scontata, in fondo cioè quel modo di ammiccare è come se appunto ci fosse un'intesa anche fra l'uomo e la donna. Io lo rivedo tranquillamente anche per strada o al bar o con persone che assolutamente non conosci. Cioè, non so se è un'idea mia, però quindi non vedo. No, è vero, ma sono. Ma magari sono coinquilini, cioè magari sono coinquilini. Magari lui ha deciso di farsi avanti, finalmente la presenza davanti a lei in mutande, e poi mi no, no, ma secondo voi, no? Però strana bianca. Però sicuramente se rispetto c'è, cioè, la figura dell'uomo, del nero, del ragazzo nero che poi esce con la lavatrice. Viene riattivato, cioè, l'immaginario, no? Legato all'uomo di colore come super virilizzato, cosa che sappiamo che storicamente è stata molto 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 forte fino poi ad arrivare proprio all'uomo nero uguale superatore, come pensiamo ancora al manifesto che citavamo insomma prima di Femmina, riattiva tutto un immaginario dell'uomo nero super virile, ok, quindi siamo super dotato eccetera, no? Ok, però rispetto all'uomo bianco, però come viene messo qui in scena, cioè, è vero anche un po' quello che dici tu, ma questo però emerge solo poi nella contrapposizione con l'uomo nero, però in genere in pubblicità dove c'è pubblicamente, sono la maggioranza, l'uomo bianco è un uomo virile,
vogliamo se capire la storia, perché l'uomo che non deve chiedere mai, ed era, capito, ed era un bianco, no? Ce ne sono tantissime, no, di pubblicità, insomma, dove emerge. Quindi io almeno io ho colto anche però un altro elemento, quindi questa virilità maschile, bianca, pur così presente nella pubblicità, qui viene ridicolizzata, e io l'ho vista un po'. C'è una cosa, anche se vogliamo, di ridicolizzazione di altre forme di essere maschile. Quindi se non sei, hai capito, stramacio, se non sei, io non te ne do, cioè, capito, non, cioè, non, è, cioè, capito, non, è non ne voglio. Non è tanto lo stereotipo del nero quanto lo stereotipo del maschio, cioè del nero contraente, come... Non so. Non c'è, cioè, anche magari il far tutto il discorso che si fa da un po' di tempo del fatto che il femminismo avrebbe debilizzato l'uomo e quindi... il maschio italiano non esiste più perché la donna è diventata troppo aggressiva, la donna può scegliere da sola e quindi l'uomo ormai è diventato una checca, vengono usati anche questi termini, e allora la donna deve andare a cercare da altre parti quella virilità che l'uomo bianco non riesce più a performare perché ormai è completamente, appunto, schiacciato da questa donna in carriera e che tutto e poi è diventato, cioè nel senso anche nella cura della casa dei bambini, ormai l'uomo viene, cioè questa idea che partecipando a altre cose di casa, sì, la cura dei bambini, non è più un maschio, quindi magari anche, cioè, a me sembra che questa immagine, nuova immagine, venga passata abbastanza, c'era l'altro giorno su Io Donna, che ho al bagno, e quindi e c'era proprio un quattro pagine sul non esiste più il maschio italiano, il vero maschio. Dove è finito? Ti posso rendere in termini visivi quello che tu hai detto? Lui, lo sfidato, sta facendo la lavatrice. Lei dice, oh, metteci un po' di colorerie italiane, dai un po' di brillo. Non butterete la colorerie italiana. Questa sarebbe stata la traduzione visiva di quello che tu dici. Cioè, quello che tu dici, secondo me, è un sottotesto che ci potrebbe anche essere. Io credo che c'è la classica contrapposizione fra virilità sfigata e virilità vera. Cioè, il nerd... lui è proprio il massimo, il nerd, c'ha un muscolo, ma andate a cercarlo, cioè è bianco, c'è i calzini, non si sta, è probabilmente una coppia perché lui non si sta proponendo per la prima volta un antropofono così per la prima volta, ecco, probabilmente appunto c'è la routine di un desiderio che sarebbe bello che è andato, però c'è un elemento fondamentale che ciò che è al centro di tutto è il desiderio femminile, mai espresso, ed è vero quello che dici tu, lei accidentalmente, che ne sa lei che viene fuori quell'uomo lì dentro? Il problema è che è un desiderio recondito, lo vedrai dopo, quanto invece quello maschile non è recondito, perché è chiaro fino all'inizio. Invece lei non lo pronuncia, ce l'ha in the back of her mind, ma non lo dice. Fatto sta che si materializza il suo desiderio, quindi il desiderio femminile sta al centro di tutto. Ed è quello che rifugge il nerd e desidera qualcos'altro. No, quel qualcos'altro che lei desidera, perché invece del nerd non ci ha messo un gnocco in bianco? No? È perché lei in quel momento non ha neanche la scelta, cioè sta desiderando qualcosa di esotico, meraviglioso, un oggetto esotico. Se fosse venuto fuori un vibratore grosso così, avrebbe fatto all'incirca. Cioè, il maschio nero è un oggetto di desiderio, è pronto all'uso. Rette delle animali, no? È pronta all'uso. Veramente se ci avesse le batterie più o meno. Non ha soggettività. Quell'altro ce l'ha la soggettività, quell'altro la vorrebbe e si propone, no? E lei dice no, scelgo io. Quindi è una forma emancipatoria, no? Di quello che potrebbe essere il desiderio femminile in un sistema segregato. Allora,
perché quello che tu hai è zero soggettività maschile, lei che decide, prende quello che le pare, come una scatola di cioccolatini, non gli piace il cioccolato bianco, prende quello che bianco, uguale. Quindi è interessante perché in un certo senso ti fa ridere, perché è estremamente ridicolo rispetto alle rappresentazioni delle verità, dove la presa per il culo del nerd però è anche una presa per il culo between the lines di anche tutta la Dolce Gabbana e compagnia cantante, perché esiste anche quel maschio lì, esiste, è vero, è reale, no? Anzi, è molto più quotidiano. Quindi ti fa ridere. Però allo stesso tempo, per quanto sembra progressista, non lo è, cioè, mette al centro la mercificazione che non parte più dal desiderio maschile ma da quello femminile. Proprio bestiale. Sì, ma anche un desiderio che non è frutto di una consapevolezza da parte della donna, cioè che comunque continua ad essere soggetta a quel nerd, cioè non è frutto di una consapevolezza. Però appunto viene fatta passare questa pubblicità e la cosa poi si accentua con il secondo post come un regalo fatto alle donne, tant'è che poi fanno uscire, pensate, il secondo spot, una pensione dell'8 marzo del 2007, proprio come un regalo alle donne. Che genere. E andiamo a vedere, ma speriamo che non mi imbrano. Sì. No, te non ti voglio. Soft porn per donne,
I vigili del fuoco posavano di tutto, era altissimo, devo dire che quella era generata, e in un certo senso proprio sovvertiva completamente l'immagine del bello, cioè sul Pola, come si chiamava? Io avevo proposto di accudere anni fa, ma non ma sarebbe stata favolosa, era del bell'assai. Con questo mio giallo a lavoro voi ce l'avete questa parte tanto c'è la telecamera questo si taglia No, però sì, cioè, in tutti e due comunque sono entrambi il desiderio della donna, cioè, oltre a non essere mai esplicito, cioè lei non ha mai un inizio, cioè nella prima pubblicità ok, mette l'uomo lì, però anche nella prima pubblicità era l'uomo che aveva l'iniziativa, cioè era l'uomo che si proponeva, andava lei cercata, si lei si invitava. Lei è esattamente all'interno di un percorso già scritto, esatto, che appartiene a tutte le donne, secondo questa immagine, dal quale si può solo svincolare attraverso degli esperimenti che possono essere mettere l'uomo nella lavatrice, che non a caso insomma è una lavatrice, non è uno strumento diverso quello che usa, cioè sempre attraverso degli strumenti che comunque fanno parte, secondo questa immagine, della quotidianità di una donna. Poi anche il fatto che adesso non mi ricordo bene com'era lei nella prima pubblicità, però in questa seconda pubblicità lei è molto più la mollettina, i capelli, in effetti sono entrambi molto trascurati, però la pubblicità fa vedere quanto lui anche nei vestiti sia appunto il nerd sfigato, ti fa vedere il calzino con topolino azzurro, invece su di lei non c'è la stessa operazione, sebbene neanche lei sia appunto curata o questo proprio perché l'uomo rientra in questo discorso sul fisico, sulla potenza maschile, così che c'era anche nella prima pubblicità, mentre invece lei no, perché lei è quella con la quale tutte le donne si devono identificare, perché c'è proprio appunto bisogno di identificazione. E se mettevano la donna troppo avvenente, ok, sicuramente non sarebbero riuscite ad arrivare. E il fatto che tutte le donne desiderano quello che la pubblicità appunto ti dice, che quanto donna devi desiderare, è un desiderio universale anche della massaia. E poi di fatto è uno spot rivolto, diciamo, della classe. È un po' alle sfigatelle, certo, una che si sta a coronare in casa, che si, cioè, vuol dire, no? C'è un borghese che si fa comprare un altro vestito, non cioè, è non è, infatti anche non è un gli oggetti, l'immobile, sì, abbastanza grandi. Però secondo me è interessante questa cosa di classe, perché loro sono giovani abbastanza, diciamo tra i 30 e i 40, vivono in una casa modesta, però arrivata con cura, con piccole cose, si vede che sono piccole, un po' bravo, cioè un po' circa come quella 50% della popolazione precaria che vive con convivente, con... è interessante perché appunto lei si veste i panni che tutti noi vestiamo quando stiamo in casa, cioè, diventi la bolletta. Sì, esatto. E però... E in un certo senso dipinge, secondo me, molto di più di altri spot pubblicitari su detergenti o pulizia della casa, molto di più quelli che siamo noi. Cioè, a differenza, per esempio, dello Swiffer, che è presente? Sì. La palla che bussa alla porta, la palla di pelo di gatto che bussa alla porta degli altri, cara, è per te. E c'è
te questa casa super americana, con le draghe, e tu dici, ma che cazzo vivo? Non è per me, cioè, non lo so, non mi appartiene, io urbanizzata, io in un loculo, non mi appartiene quella roba lì. E soprattutto mio marito, lei tutta bionda, lui tutto perfetto col figlioletto che gioca per casa, lui tutto vestito in tutto, lei tutto maglioncino di cashmere, cioè non c'entra niente, insomma. Invece questa cosa mi chiama in causa moltissimo, me e tutti quelli che conosco. Anche rispetto al padre, appunto, magari lei aveva scelto una maschilità diversa, ma sai, poi le fantasie sono fantasie, cosa fai il giorno di fantasia? Questo che sì, non puoi giudicare la fantasia, fantasia erotica travale da qualsiasi, come dire, spirito critico, ed è giusto che sia così, cioè conosci le tue fantasie. Perché poi comunque il messaggio, cioè colore di italiana, quello che ti vuole dire è quando una cosa è vecchia, vista, noiosa, non buttarla, non comprarla, non nuovo, basta colorare, basta dargli un colore, quel rinnovamento di cui ha bisogno, quindi ovviamente la classe sociale è quella che non butta ma rinnova colorandola in modo diverso, e ovviamente quello che è da rinnovare lui, non è lei, sia nel primo che anche nel secondo, anche nel momento in cui lui arriva a cercare di rinnovare qualcosa, alla fine è lui quello che ha. Ma lì appunto, però per le donne, lì dovevano trovare il modo, hai capito? Certo. Mi fanno passare comunque, quindi sono della parte delle donne, di lui, cioè capito, il stronzo, ti leggevi il fumetto con le ragazze focose nere, cioè alla fine le ragazze focose nere non ce l'hai, no? Quella vuole amicare comunque quella che è l'acquirente del prodotto, hai capito che... Ma infatti secondo me la cosa più divertente di questo spot è il fatto che ragiona sull'impossibile, no? E quindi ragionando sulle fantasie ti fa ridere. Perché poi ribalta veramente, non è come invece normalmente è, visto l'epoca berlusconiana in cui questo si va proprio a inserire, non è il maschio che becca la donna, anche il maschio brutto, non particolarmente come niente, che becca la ragazzina, la ragazza più giovane, nera, per una serie di motivi, no? E qui viene ribaltata ogni cosa rispetto. E quindi quello che ti fa ridere è l'impossibilità della realizzazione, a parte il fatto di buttare qualcuno con la lavatrice, però infatti io me la rido tutte le volte che lo vedo, perché mi rendo conto che c'è un tentativo di rilettura e di paradosso, cioè si gioca sul paradosso. Bene, io vi lascerei senza chiudere, una volta all'inizio che pochi elementi, Elisa la scorsa volta, Elisa se non la vuole sentire risuonare, ha fatto le belle storie, per sentire risuonare le vostre voci nell'aula, da oggi insomma un po' l'abbiamo sentita, cioè un po' l'abbiamo sentita insomma. Molto, sono molto contenta, spero che sia stato interessante anche per voi e buon dai, al prossimo giovedì, no? C'è l'appuntamento su Metodologia Femminista con Sergina Marchetti e Beatrice. Si sente alle 3. E poi eravamo rimasti, poi eventualmente se qualcuno di voi poi era interessata al tema, voleva dei riferimenti bibliografici o forse anche delle fotocopie, sì, faremo in modo di metterci d'accordo, perché io volevo oggi stamparvi, fotocopiarvi delle cose, ma non ce l'ho fatta. Ecco, però sì, possiamo metterci d'accordo. Sì, poi sul sito possiamo mettere tutti, sia i link delle pubblicità, i link delle bibliografie. Ma si potrebbe invitare chiunque ha attraversato il seminario, le sue varie parti, di fare un esame e dire alle famiglie che li mangiavano, per favore. Guarda che quello è un concentrato terrificante. Dalla Bacchera, Josephine Bacchera riproposta con le brasiliane e il tutù d'Italia. Sono anche i giochetti, quiz, sì. Vedete le varie etnie. Su Rai 3 è passato come programma di sinistra. Sì, perché si occupa di cultura. Fai delle Kilimanjaro, ormai cos'è, decennale? Non c'è di più, forse. Con la solita cosa della sinistra, sì, io sono
le altre culture. Una cosa tipica della sinistra attuale, come se fosse smantellata, come se fosse faccio vedere quello che sta accadendo, facciamo che il format è questo. Infatti, conoscere le altre culture attraverso il viaggio, che dico io che più esplorativo di così coloniale non è stato niente, è proprio coloniale nel suo modo, no? E vai a esplorare, cosa potrai un viaggio di 10 giorni in Uzbekistan, questi portano il loro video materiale che è stato alimentato da una troupe e quindi se voi fanno una competition, perché avete visto cioè quello che era più lontano, quindi il raggio che è riuscito a percorrere vince su quelli che sono andati in Portogallo. Primo, secondo, gli stacchetti. Allora, l'altro o altra non ha voce. Esatto. Non parla. È chiaro che quello che conosci non sarà mai lo sguardo di cioè, ti parti sempre dalla tua esperienza e ti riproponi quello, cioè quello passa. Basta. Esatto. L'unico momento in cui diciamo, l'altro barra A parla, e non è parla, ma canta e balla nello stacchetto musicale, però a mo' di come dire, campione della cultura altra che è stata esplorata. Quindi una volta c'è la Nigeria, quindi fa anche canto nigeriano tutto con il Gitenge. No, tipo fiera del 1900, fiera universale 1901 con lo zoo delle, della Venere Nera, ecco, uguale. Ed è una cosa che secondo me è bella, ma piace tanto anche la gente di sinistra, e questa è una cosa secondo me. Secondo me su una trasmissione del genere si potrebbero scrivere tante belle cose, perché poi sul rapporto di lei, la conduttrice, la colò. Femmina, bionda, che poi nei suoi servizi in cui con la canoa si ficca, capito, nelle torbide australiane in mezzo ai coccodrilli, in cui fa anche la schizzinosa, che oh guarda coccodrillo, no. Cioè, quindi è la classica soggetta che è Robo Tognano, ah, guardi, una magnanimità quasi sorprendente, però è proprio la colonizzatrice. È anche un po' missionaria, perché poi c'è il fondo per salvare i bambini di qui, vecchi di là, su, giù. Ovviamente non ha niente di erotico, non c'è niente di erotico, non niente. È forse un bene questo film. Però i costumi sessuali, non esiste. Non c'è mai un incontro vero fra il turista e il locale. Per cui non c'è mai un momento in cui c'è veramente uno scontro anche sul passato coloniale, sul neocolonialismo mercificato delle multinazionali. Niente, chiaramente, spinto da qualsiasi criticità. Ti fanno vedere l'alterità buona, quella che non spaventa, cioè non è l'immigrato che ti arriva in casa e quindi ci devi confrontare, devi vivere con lui. Una cosa messa in vetrina, come andare allo zoo, no? Che la guardi, ti piace, la guarda come sono strani i loro balletti, però in effetti non ti minaccio. No, e anche quando parlano di immigranti, lei ogni tanto se la butta la frasettina, no? Ah, perché vengono qui anche loro con le loro culture? È il classico discorso del PD, nonostante lei sia fascista, ma è lo classico discorso del PD in cui del multiculturalismo come che bello ci scambiamo il couscous con le lasagne. Sì. Ogni tanto preparate la cena voi, ogni tanto preparate la io queste cose qui, i ragazzi che vanno in giro, ma me la dicono sempre. Vieni in Africa, io ti offro il couscous, oppure ti piacciono qualche, cioè la usano, anche loro, cioè sanno che, boh, forse... Beh, però credo che sia una cosa diversa, cioè nel senso che condividere un pasto è anche qualcosa che puoi... No, perché cioè, fondamentalmente io so che lui non gli sta fregando niente di me o di prendersi la mia amicizia, vuole che io gli devo prendere un accenno, quindi lui boh, mi offre il couscous o mi dice vieni in Africa... Ma sì, del sud anche tu, no? Sì, sì, però... Cioè, da noi alla fine cioè, offrirti qualcosa da mangiare è qualcosa di assolutamente importante, che tu non puoi nemmeno rifiutare, secondo me è buono. Sei sicuro che non sia una forma di umanizzazione di se stessi? Ti sta dicendo, non sono infatti, il brutto cattivo, esatto. Ma tu mi giri, ti violenti, ti stupro, ti ruba. No, ti offro anche il couscous, mi sto umanizzando. Ma ovviamente poi, cioè, come dire, cioè questo sì, fortemente, secondo me, ma poi è normale che questo suo tentativo no, di comunicazione
deve per forza appoggiarsi su quello che è consapevole, quel poco che noi sappiamo, che noi cosa ci può unire, capito? Ti può unire il kebab, il couscous, cioè è questo, hai capito? Perché la cosiddetta poi politica dell'intercultura, hai capito? In Italia, cioè anche nelle classi migliori, poi su cosa, hai capito? Sì, per poi dice no? Cioè, e quindi, ma poi se ci pensate, non lo so, io poche esperienze poi che ho avuto insomma all'estero, non parlo di viaggi brevi, no, ma di permanenze, c'è sempre questa fase, almeno a me è capitato, no? Se parti sola, cioè non hai, diciamo, altri italiani che partono con te, o comunque già, hai già degli amici, e ti ritrovi in un contesto, hai capito, no? Completamente a te estraneo. Anche a me è capitato delle volte nei primi approcci, quando dovevo un po', cioè che alla fine poi ricorri, ma no, cadi un po' forse nello, quando poi ti trovi lì magari a parlare, se ti ritrovi a cena, così che cadi un po' nello stereotipo, devi comunicare qualcosa di te e ti poggi un po' su quello che sai che l'altro no, può, non so come dire, no? Beh, a me tipo negli Stati Uniti, mi ricordo io negli Stati Uniti che ero un po' all'inizio, no? Persa, poi nata al sud, in un piccolo centro, quindi era un po' insomma tipo la donzelletta che viene dalla campagna, cioè non so come dire, no? Quindi arrivo mi ritrovo, no? In questa dimensione, vabbè. No, cioè non solo la donna di mondo abituata, no? Quindi io giovane, insomma, arrivo lì, no? Prima esperienza, insomma, di persa, sola, sta lingua, perché alla fine appena sono arrivata neanche la riconosci quasi come inglese, ma forse è la prima volta, no? Che ti senti intorno a tante voci che parlano American English. Cioè, e in questo momento dici, oddio, non capisco, cioè, così non c'è più punti di riferimento, e ti capita poi di, come dire, di cercare appigli, certo. Anche quello che poi ti rendi conto benissimo, quello stereotipo di te italiana all'estero. Sì, è proprio nelle situazioni di vulnerabilità. E dove vai che sai che sei inferiore. Inferiore, certo. Cioè la cultura ti ha già preso e ti ha già messo in una casellina e non è una visione edulcorata di te. Quindi è tutto da lavorare per guadagnarti una nuova immagine. Ed è la stessa di questo ragazzo nero che ti dice, allora io so già che parto svantaggiato perché te mi hai già considerato male. Quindi cerco di trovare, come dicevi te, un punto di aggancio a qualche cosa che ti rassicura a te, acquirente della robetta che vendo per strada, qualsiasi cosa. Mentre per esempio questa cosa a me quando vado in Asia non mi capita perché c'è tutta un'altra diciamo gerarchia di rapporti, dipende poi di dove vai, però ovvio che sei in Cambogia, sei un bianco che cammina e quindi soldi. Già in Vietnam non ti cadono di pezzi, c'è un rapporto già abbastanza più paritario. In Cina proprio alla stragrande ti fermano per fare le foto con te, perché è come se avessi un pezzo. È vero, soprattutto dentro terra, dopodiché puoi anche andare a morire, l'altra volta hanno fatto. E lì cambi completamente la posizione, il posizionamento rispetto a una serie di gerarchie di flussi culturali. Però come dicevi te, se ti trovi in una condizione, come dire, in cui sei tipo già... Tipo Stati Uniti, che già italiano, insomma. Germania. Non è soltanto quello nero che deve fare questo lavoro col bianco. Cioè capita in qualsiasi condizione di vulnerabilità o sottomissione, cioè già è trasversale, può capitare a me che sono meridionale quando vado un Trentino alto. Ma la grande, cioè è una grande. C'è anche il fatto che comunque loro, nel senso l'esperienza che ho avuto io anche là, cioè in Africa con africani, loro possono rifacciarlo anche tra di loro, cioè nel senso il fatto di che sembra che si interessino a te molto di più di quanto secondo te in realtà si stiano interessando, cioè questa è una loro caratteristica culturale. Ecco quello che dicevo io prima, diffusissima. Cioè, però dipende, forse alla fine di questo discorso emerge che quando accade forse all'estero dove tu rappresenti una minoranza in quel momento, cioè
anch'io in Marocco, io pensavo a quello, quando dicevo, beh, talvolta è più un segnale di accoglienza, chi ti dice vieni a mangiare da noi, ma non solo... io che vado in Marocco, ma quello ma non solo di accoglienza, cioè quello che voglio dire io è che loro fra di loro, cioè non so, al di là del fatto che io sia andata lì, sì, no? Sì, è un elemento, però anche al di fuori di me, anche sì, al di fuori di me, cioè loro fra di loro, anche fra sconosciuti. Cioè io ho visto che nei loro rapporti sociali interni, nella loro società, sono così, questa cosa era una cosa normalissima, cioè loro erano sconosciuti. Ma questo è però, ma tu non sei trasparente. Sì, no, ovviamente no, però voglio dire che magari non è solo, ovviamente in questo caso cioè, c'era tutto quello che stavate dicendo voi, però cioè, nel senso teniamo conto anche del fatto che lui probabilmente se fosse stato, cioè se era un senegalese, fosse stato in Senegal con un altro tizio senegalese, magari una cosa simile l'avrebbe fatta comunque, perché spesso io li ho visti comportarsi, avere questo modo anche magari che ti sembra un po' eccessivamente amichevole o un po' appunto, non so, esagerato così, in realtà spesso era una cosa... normale, cioè. Invece rispetto a quello che dicevi prima sullo scambiarsi delle lasagne con couscous, io 7 anni fa andai con mio ragazzo c'era tipo una giornata in una moschea di Milano, tipo giornata aperta, ai visitatori, una cosa così, perché era un periodo in cui a Milano soprattutto sono state delle polemiche terribili sulle moschee, anche se non ci fossero prima e dopo, però. Ma nel 2005 bombardamento a Londra? Sì, non ricordo, sì, può essere che fosse proprio nel 2005, o poco dopo, una cosa così. E poi mi sa che era l'anno in cui, scusa, ti interrompo, l'anno in cui la Lega fece la proposta per cui non si potevano costruire le moschee a X metri dalla... c'è pure il caso di Kosol, di che devo fare la pipì con il maiale, ti ricordi? Ecco, era una cosa così, infatti era la moschea di Vienne, questa parte in cui facevano la giornata di apertura, perché avevano... No, e c'era la polemica su cosa fanno nelle moschee, le mamme incitano al terrorismo, quella cosa di... Esatto, e insomma, io siccome studiavo arabo ai tempi, siamo andati e in effetti noi eravamo gli unici due diciamo esterni, cioè c'erano anche degli italiani, però era già gente che frequentava la moschea per qualche motivo, poi c'era una folla di giornalisti e io lì sostanzialmente, gli unici due, quindi ovviamente siamo stati tipo assaliti da tutti i giornalisti, volevano farci le foto, intervistarci, poi i due ragazzi giovani. Io avevo 21 anni. Così la quota bianca. Esatto. e dopo ci fecero andare ad assistere a una piccola parte insomma della loro funzione religiosa, della preghiera, così. E poi alla fine c'era il banchetto dove loro avevano preparato tutte, ovviamente, cibi arabi, così. E mi ricordo di due cose. La prima è stato che tra le varie interviste appunto c'è stata quella del TG4 in cui questa tizia veramente odiosa, vabbè, mi fece tipo due domande su ma l'integrazione, come mai sei qui, ma come ti pensi che gli arabi, bla bla bla, due domande veramente a cui non c'era risposta, cioè secondo un pugno. E poi si illumina tutta, perché ovviamente le mie risposte non le piacevano, si illumina tutta e mi chiede, ma comunque il cibo, cioè tipo ti piace la cucina araba, dai, dillo che sei qui per mangiare il falafel e il kebab, no? E vabbè, che il kebab non lo cane anche altro. Comunque, io dissi tipo, vabbè sì, mi piace, E loro mandarono soltanto questa, cioè poi mi dissero che a PG4 effettivamente io c'ero e poi dicevo sì, che bello, buono il falafel, basta, tutte le altre cose che avevo detto non c'erano. E poi c'era
sui vari pezzi che sono usciti su, sulla Padania, e alla fine del pezzo dicevano sì, siamo andati, abbiamo visto, vabbè, tutte le loro questioni razziste e così, e poi comunque se davvero volevano fare una cosa accogliente, di apertura, se davvero volevano appunto aprirsi a, agli italiani per una giornata sola, avrebbero potuto preparare la pasta, perché se mi riproponi il couscous, allora non stai facendo neanche un tentativo. Cioè, non stai facendo neanche italiano. Un tentativo di venirmi incontro, mi dovevi fare la pasta. Cioè, questa, no, però era bello come fosse un elemento veramente culinario, cioè che alla fine bisognava parlare, magari anche, anche appunto nel, nel pezzo della Padania, facevano tutte le loro discussioni razziste, che cultura di merda, allora ci hanno fatto togliere le scarpe, barbari e robe del genere, però poi alla fine qual era la cosa che non proprio era stata giusta? Cioè, che questi qua avevano fatto il culo. Ma ti ricordi Zaia? Cosa ha visto Zaia? Ministro del, dell'agricoltura, che col cibo, che voleva limitare le licenze perché noi dovevamo mangiare italiano e non cinese. Ma a Varese c'è questa cosa. A Varese, adesso anche non ricordo se era una cosa soltanto cittadino, se era la Lombardia o okay, che, ma comunque a Varese chiusero alcuni che vanno eccetera, perché ci doveva essere in certo città una certa percentuale massima. Anche a Lucca, hanno fatto questa operazione un po' di anni fa. Una percentuale massima di robe. Sì, ma anche il fatto di rimanere attaccati poi ad alcuni sapori, ad alcune, diventa sintomo del, della mancata volontà di integrarsi, no? È quello che diceva la Padania nel famoso articolo, cioè non si integrano, continuano a cucinare, lo stesso quando sono esplosi i casi poi anche nelle scuole, no? Che da parte della Lega insomma, soprattutto veniva sempre fuori questa cosa appunto di opposizione al fatto delle diete per bambini insomma musulmani così, no? E anche lì appunto viene visto come sintomo, ma insomma, no? Cioè, questi qua non si vogliono, non si integrano, quindi e poi però d'altra parte appunto c'è questo poi, quindi può insistere pure le operazioni alla sua cosa di intercultura, sulla questione del cibo come fattore, capito? Ma secondo me io non ce l'ho per carità con il cibo come un momento di comunicazione, per me, cioè, non so, nella cultura cinese ci vedo tanto, tante somiglianze con quella italiana per quanto riguarda la famiglia e il cibo, cioè, per cui per carità è stato uno dei modi in cui io sono venuta a contatto con una serie di persone, altrimenti sarebbe stato più difficile, cioè incontrarsi a Liamcia domenicale dove si mangia tutti insieme, no? È fondamentale, non mai metterei a discutere il problema l'uso simbolico che si fa di questa cosa, ovviamente, no? E rispetto a quello che dicevi, sicuramente cioè, l'elemento dell'ospitalità è un elemento che configura un'apertura, l'apertura del clan all'elemento ospite, all'elemento esterno, per carità, anzi è proprio un modo di vieni, ti includo e quindi non sono cattivo, non ti mangio. Però appunto il fatto che non siamo in una situazione di parità e che tu sei comunque bianca, no? Crea sempre, diciamo, dei sottotesti aggiuntivi che in un certo senso vanno a rimodulare questa cosa, specialmente quando ti trovi in una condizione, diciamo, di cittadinanza diminuita o di, appunto, stereotipi nei confronti della comunità migrante di un certo tipo, oppure anche quando tu vai nei paesi da dove migrano le persone o che hanno un passato coloniale con te, che vedono l'Europa in un certo modo. In altri luoghi questo non avviene, è ribaltato appunto, dipende sempre dalla posizione che occupi rispetto alla storia, rispetto a un contesto del presente, no? Una serie relazionale, sempre relazionale, non è mai estribile da questo. Mi veniva in mente anche rispetto a quella cosa che dicevi del voler anche venire incontro, no? Cioè dello spirito, quello che magari appunto l'altro conosce della propria cultura così. E in effetti mi immagino per un, non so, appunto io sono stata in Mali, quindi penso che altro non voglio generalizzare quello che ho visto
tutta l'Africa subsahariana, che comunque non so, in Mali la cosa naturale, normale, che veniva fatta sempre comunque con chiunque, in qualunque rapporto se si entrasse in contatto, era quello di offrire il tè, no? Cioè questo, che tu fossi al mercato, che fosse un rapporto commerciale, che si trattasse di amicizia, ok, comunque all'inizio, soprattutto all'inizio, loro ti offrivano del tè. Allora io mi immagino uno viene in Italia, magari avrebbe quella, non so, avrebbe più che altro quella tendenza lì, anche nel momento in cui ti deve vendere le accendine, ok, magari nel suo contesto ti avrebbe offerto una tazza di tè. Qui questa cosa scompare e ti dicono vieni al mio paese che ti preparo da mangiare, cose così, no? Quindi in qualche modo traducono quell'offerta che loro ti avrebbero fatto comunque, ma qualcos'altro, te la traducono per qualcosa che magari tu conosci e puoi capire, perché se qui ti offrissero il tè, magari uno, cioè non corrisponderebbe magari alla nostra immagine, a quello che noi ci aspettiamo che loro ci offrono. E non ci vedi la reciprocità della serie? Non ti sto rubando niente, anzi. Sì, no, ma quello secondo non me. Non rubando nel senso anche fisico dello scippo. Sì. Io sono ospite qua e l'ospite può rubare. Perché è già categorizzato come colui o colei che ti ruba il lavoro, welfare. Allora subito in mezzo. No, ma che sono una persona, sono. Sì, ma questo si vede qua anche dei meccanismi del dare. Cioè io ho visto persone in condizioni economiche disastrose, cioè che tu le inviti e arrivano magari con delle cose proprio, dei doni, e questa cosa qua poi ne parlavo con un mio zio che per anni poi è stato emigrato in Germania e lui li conosceva, no, in queste modalità, cose che lui aveva vissuto proprio sulla sua pelle, con una maniera anche di dirti, capito, cioè cosa pensi, io posso, io è proprio, no, il colonizzato che deve, no? È come oppure il meridionale che torna al sud con il macchinone, no? Cosa tipica degli anni 60 e 70, ora non c'è più, non si avverte in maniera così forte. Sono tutte delle forme dove il colonizzato deve rispetto poi, no? Quello che mette in scena, quello che offre, quello che è capace di dare, un tentativo di, come dire, di ribaltare quello che può pensare, insomma, di. Non sono un pezzetto, non sono un pezzetto. Quello è legato al discorso dell'apparenza. Mi è capitato di ospitare per più di una settimana un ragazzo tunisino che avevo conosciuto al CIE di Manduria, che siccome era all'aperto doveva essere in mezzo agli ulivi, qualcosa di più tranquillo. E poi lui, vabbè, ci avevamo lasciato il numero e quindi lui è arrivato a Bologna e mi ha chiamato, ovviamente non aveva, cioè, una fila enorme per queste case popolari, quindi vabbè, l'ho ospitato a casa, ci eravamo conosciuti. E lui faceva di tutto, ma proprio di tutto per non essere, cioè, anche se non avevo veramente niente, ma neanche una valigia, cioè io cercavo comunque di offrirgli qualcosa, nel senso un pasto, ma anche dei vestiti. Il pasto tipo decideva sempre di lasciarlo, non so perché sembrava quasi come fanno in Cina, che lasciano per educazione sempre un po'. E poi anche se doveva dormire per strada o pioveva, lui se ne doveva andare da casa mia, cioè non doveva far vedere, oltre al fatto di essere un po', sì, di essere bisognoso, anche perché lui era molto più grande di me. Aveva, cioè, 20 anni più di me, quindi un ragazzino che lo ospitava a casa. Quindi spiacevole, dai. Sì, sì, sì. Penso che oltre però al fatto di essere un peso, anche può essere chiunque, c'è il fatto di essere un ospite, il fatto di vedere, di non essere bisognoso, esattamente. Cioè, lui non doveva avere, non necessitava di aiuto per lui, ecco. Cioè, questa era l'immagine che mi dava sempre. Sì, perché era uno sminuirsi, no? Sì. Rispetto a tantissimi assi di differenziazione, già tu sei nativo, diciamo così, tutta questa parola, tu sei nativo, io sono lo straniero, no? Tu sei giovane, io potrei essere tuo padre, cioè non lo so, quindi, no? Anche con la logica che, come dire, essere uomo fatto, no? Significa poter far fronte ai propri bisogni. Infatti quando poi gli hanno assegnato una stanza per 10 giorni a Beltrame, vicino a... mi ha invitato, ora era assolutamente evitato, infatti hanno chiamato i carabinieri e per lui mi ha invitato a casa, ha comprato i pistacchi e il tavernello bianco. Poi ci hanno interrotto e hanno detto che è assolutamente vietato far venire... Fuori? Sì, sì, e lui lo sapeva, mi ha detto, sì, ma io gli ho detto che... Però ci teneva poi a farci venire dentro la sua stanza, che era sul punto, e far vedere che era.
era lui in questo giro che ci offriva tutto quello che aveva. Io la cosa adesso che pensavo, vedendo un po' questo, diciamo, questa coda, no, della discussione, volevo rilanciare un po' la cosa che diceva prima Gaia, no, che diceva sarebbe interessante se ognuno provasse, insomma, a scrivere qualcosa sulle fonti del film, che può essere questo, può essere un'altra cosa, però non era stato pensato, no? Ma forse, ecco, anche alla fine di un seminario, pensare a un momento, come ad esempio, non so, magari in Francia, molto spesso nei seminari anche universitari, ci sono delle giornate alla fine dove gli studenti e le studentesse propongono qualcosa, fanno loro un po' la lezione. Quindi forse pensare, in effetti, anche a un momento che può essere anche, non lo so, non dico insomma immediato, no, mi sono stato pensato. Cioè, vedrei... incrociare il corpo delle donne con le fave che devono mangiare, perché la Zanardo è transalt rispetto all'oggettivazione del corpo delle donne, no? Però è diventando normativa lì stesso, no? Cos'è normale, cos'è anormale, al punto che se sei gnocca e nera sei anormale, sei una finzione. No, sei gnocca e nera ed esisti, no? Oppure se ti si ricordi le labbra, questa è una cosa che volevo veramente proporre per una discussione allargata, no? Cioè, per me, cosa che al momento la Donato non c'è può arrivare, perché non c'è può arrivare. Però, allora, mettete la chierici siliconata, ok? E una transessuale siliconata, si assomigliano, con le due immagini, no? O la Alba Parietti, il che per me c'è un transito, c'è un transito da donna a donna, io lo chiamerei così. Cioè, invece di avere un transito da uomo a donna, è un transito da donna a donna, cioè da una donna di un certo tipo a una donna di un altro tipo, che deve conformarsi a determinate cose. In questo senso lei non perde soggettività, perché se la gestirà lei l'abbra canotto, non so, sono cazzi suoi, però è interessante vedere come si inserisce in un'epopea discorsiva, come appartiene a una casta televisiva. Però questo non significa che né lei non è umana, come dire, né tantomeno che, come dire, mi obbliga a pensarmi in un certo modo. Beh, dipende sempre dallo spirito critico di chi guarda. Stessa cosa per un migrante, secondo me, che guarda alle falde del Kilimangiaro. Non so se vi piacerebbe, come dire, ascoltare un punto di vista che non è quello di una nativa bianca, no? Però magari ci rivede anche delle cose che possono, come dire, anche...